Vaccini anti-Covid, al via i richiami per il personale Marche Nord e altri. Andranno avanti fino a giugno i lavori per il New Jersey sulla Siligata. Impianto sportivo di Via Togliatti, annunciata la riqualificazione. Pesaro annuncia ufficialmente la candidatura capitale italiana della cultura 2024. Buona serata e benvenuti al nostro telegiornale di oggi, giovedì 21 gennaio. Questa sera partiamo parlando di vaccinazioni anti-Covid perché sono ufficialmente partiti i richiami per il personale di Marche Nord e ASUR che 21 giorni fa aveva ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer. Vediamo tutto quindi in questo primo servizio di Daniele Romagna. Continua la campagna vaccinale anti-Covid-19 all'ospedale di Muraglia, dove dopo la prima somministrazione del siero Pfizer sono partiti i richiami per il personale di Marche Nord e ASUR che 21 giorni fa ha ricevuto la dose. La riduzione delle consegne del vaccino a livello nazionale non toccherà la regione Marche, per la quale sono state confermate le oltre 10.000 unità settimanali che garantiranno quindi la seconda inoculazione a tutti i soggetti che hanno già ricevuto la prima. Sono trascorsi i fatidici 21 giorni dall'inoculo della prima dose per 144 dipendenti, per cui siamo oggi alla seconda dose il richiamo. Questo ci permetterà tra una settimana di avere almeno 144 dipendenti che saranno protetti dal Covid. Abbiamo la fortuna che la nostra regione è stata molto attenta nella programmazione, per cui non ci troveremo in difficoltà per le seconde dosi. Tutti coloro che hanno fatto la prima dose con Pfizer avranno la certezza di essere vaccinati con la seconda dose di Pfizer. La somministrazione della seconda dose è prevista 21 giorni dopo la somministrazione della prima dose, per cui noi l'ultima somministrazione l'abbiamo fatta il 17 di gennaio, domenica 17 di gennaio, 21 giorni da quello, il 7 di febbraio noi concluderemo completamente anche la seconda fase. Purtroppo in questo lasso di tempo tra la prima e la seconda dose, se qualcuno entrasse in contatto con il virus sarebbe esattamente suscettibile come la popolazione. È successo in 5 dipendenti su 2.600 che abbiamo vaccinato, questi purtroppo ancora non avevano completato il percorso vaccinale. Diciamo che molto probabilmente, ma questo ce lo darà il tempo e l'analisi di grande massa di popolazioni che si saranno vaccinate, probabilmente avere già ricevuto la prima dose vuol dire già avere una dotazione di anticorpi che è meglio di zero. Non li ha protetti, ma probabilmente gli darà effetti meno pesanti. Per quanto riguarda invece le dosi del vaccino Moderna? Siamo in attesa perché il Moderna è stato consegnato in quantità non sufficienti e comunque non ancora alla nostra struttura, ad esempio. Quindi noi vacciniamo solo con il primo vaccino che è stato reso disponibile. Ci sono stati problemi segnalati a livello, mi sembra in California, dove un lotto è stato sequestrato perché ha dato reazioni allergiche, per cui io sinceramente non so a oggi se ci sia una sospensione della fornitura di questo vaccino o venga ancora fornito. Ci dobbiamo assolutamente fidare dell'AIFA, quindi degli organi preposti al controllo dei vaccini. Non appena cominceranno le forniture, con quello che verrà fornito entreremo nella fase fine della fase 1 e inizio della fase 2 del piano vaccinale, quindi andremo a estendere sempre di più la vaccinazione agli oltre 80enni, andremo a vaccinare le forze dell'ordine, andremo a vaccinare probabilmente il personale delle scuole, tutte le zone più a rischio che garantiscono poi il corretto funzionamento della nostra società. Un lavoro importante e prezioso organizzato è anche quello dell'arrivo appunto delle dosi fino all'inoculazione sui pazienti. Assolutamente sì, i vaccini noi non siamo hub, quindi li andiamo a prendere quotidianamente all'hub di riferimento che è Fossombrone. Viene garantita la catena del freddo con dei data logger che controlliamo che la temperatura abbia rispettato i canoni di consegna. Dopodiché viene lavorato, vengono diluite le fiale in camera bianca e subito portate giù in fase di somministrazione per essere appunto somministrate.
Quindi un meccanismo che si va a inserire in tutta l'organizzazione logistica e amministrativa, dando poi un indice di performance molto, molto elevato anche sui tempi di attesa delle persone che devono essere vaccinate. Ed ora il consueto spazio dedicato ai dati del coronavirus. Infatti il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.998 tamponi, 4.508 nel percorso nuove diagnosi e 2.490 nel percorso guariti, con un rapporto positivi testati pari all'11%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 500, con 114 casi rilevati nella provincia di Pesaro Urbino, notificati ieri sera altri 15 decessi legati al Covid, 7 vittime risiedevano nella provincia pesarese. Sembra ormai pronto il progetto di screening che il Comune di Pesaro ha deciso di organizzare per studenti, professori e personale delle scuole superiori, a partire dalla metà della prossima settimana, quando le lezioni, come ben sapete, saranno in presenza al 50%. Si attende però ancora la conferma da parte della Regione, come ha dichiarato questa mattina l'assessore alla coesione del Comune di Pesaro, Mila Della Dora. Noi siamo pronti perché, come abbiamo già anticipato insomma, da un po' di tempo, abbiamo trovato del personale medico volontario, degli infermieri, quindi diciamo siamo pronti. Se la Regione insomma, è disponibile a concedere i tamponi e i DP, insomma, noi siamo pronti per partire da metà della prossima settimana, quindi insomma ci auguriamo in un riscontro positivo. La nostra proposta è questa, di farla all'interno degli istituti scolastici, allestire diversi presidi, quello del campus scolastico, Villa Caprile, Mengaroni per la parte diciamo, degli istituti scolastici che fanno capo a Centromare. Speriamo che la Regione sia dalla nostra parte perché l'opportunità è importante, interessante, ritengo soprattutto che da questo punto di vista sia importante fare squadra, quindi confido diciamo, in una risposta positiva da parte dell'assessore alla sanità e da parte diciamo, di Acquaroli. E sono partiti questa mattina i lavori sulle siligate per la realizzazione di un New Jersey lungo il tratto compreso tra il concessionario BMW e il centro abitato di Colombarone. Il progetto comprende inoltre la realizzazione di due rotatorie. Vediamo. Sono partiti questa mattina i lavori promossi da ANAS per la realizzazione di una barriera spartitraffico che incrementi la sicurezza lungo la strada della Siligata, nel tratto compreso tra il concessionario BMW e l'ingresso del centro abitato di Colombarone. Il completamento dell'operazione, dal costo complessivo di 1.600.000 euro, è previsto per il mese di giugno. Il progetto iniziale però è stato rivisto, come spiega la presidente di quartiere Yolanda Filippini. L'installazione della barriera spartitraffico nell'iniziale programma di ANAS prevedeva la sua collocazione su tutta la carreggiata del tratto che dicevo prima, senza prevedere nessuna sua interruzione, creando di fatto la divisione del centro abitato in due parti, con gravi disagi ai nostri residenti e alle attività commerciali del luogo. Il quartiere ha fortemente contrastato questo progetto con altre soluzioni, in grande sinergia con l'ente Parco San Bartolo, con la collaborazione dell'amministrazione comunale e devo dire con la disponibilità riscontrata da ANAS, ha ottenuto comunque un'importante variazione, e cioè il New Jersey verrà interrotto, quindi la carreggiata libera, nel centro abitato di Siligata, con la realizzazione di due rotatorie all'inizio e alla fine delle barriere che permetteranno la svolta per il cambio di marcia. La rotatoria, quella all'ingresso di Colombarone, riducendo naturalmente la velocità, metterà in sicurezza anche il centro abitato di Colombarone. Altra battaglia portata avanti dal quartiere per incrementare la sicurezza della strada è quella della realizzazione di un'ulteriore rotatoria ad altezza di Fiorenzuola di Focara. Con orgoglio possiamo finalmente comunicare che ANAS è pronta ad iniziare l'opera della rotatoria del valore di 900.000 euro. Sono in via di definizione gli espropri dei terreni da parte del comune e nella primavera prossima ANAS aprirà il cantiere appunto sulla realizzazione della rotatoria. Devo dire che questi due rotatorie, due torni indietro, si vanno a sommare alla rotatoria che ANAS sta progettando e che dovrebbe definire i progetti entro il mese di marzo, in corrispondenza dell'incrocio di Fiorenzuola, permetteranno di avere quindi entro poco tempo tre rotatorie, quindi tre possibilità di poter fare inversione di marcia in massima sicurezza.
E sempre questa mattina dalla sede del CONI di Roma, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha annunciato un importante piano di interventi per il completamento dell'impianto sportivo Adriano Facchini di Via Togliatti. Tutto in questo prossimo servizio. È stato annunciato questa mattina dalla sede del CONI a Roma l'avvio di un importante piano di riqualificazione destinato all'impianto sportivo di Via Togliatti. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha descritto i passaggi che permetteranno il completamento della struttura, la cui gestione ha suscitato l'interesse della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. La vicenda dell'impianto sportivo di Pesaro della Federazione di Pentathlon nasce tanto tempo fa, una vicenda molto complessa, e qualche anno fa, se non ci fosse stata la determinazione del presidente Malagò e la collaborazione col comune di Pesaro, noi oggi avremmo una struttura incompleta. Tutto ciò perché purtroppo le aziende che hanno vinto il bando, a un certo punto una di queste è in corso in un fallimento. Per fortuna siamo riusciti ad andare avanti con i lavori, trovando una soluzione prima che il fallimento avvenisse. E questo ci ha consentito di terminare la struttura, di inaugurarla qualche anno fa e rirenderla funzionale. La struttura però rimane incompleta perché c'è un piano di circa 1200 metri quadri da finire. Il comune di Pesaro mette risorse proprie per completare la struttura. Sono circa 2 milioni di euro, mutuo che siamo in grado di accendere velocemente già entro il mese di gennaio. E grazie all'investimento del Comune la struttura verrà completata, con le palestre, con tutto ciò che serve per completare quella struttura. Nel frattempo c'è stata una dichiarazione di interesse protocollata da parte della società di basket della nostra città, che è la VL, per gestirla nella sua interezza. Ovviamente noi partiremo già i prossimi giorni da questa proposta protocollata. Ci sarà la possibilità per tutti di fare proposte ulteriori e migliori, e quindi se ci saranno proposte migliori rispetto a quella fatta dalla VL ci sarà ovviamente una gara per l'assegnazione, altrimenti l'assegnazione andrà all'unico offerente al momento che si è fatto avanti. Il gestore pagherà ovviamente l'affitto alla Federazione di Pentathlon, e l'affitto crescente di anno in anno alla Federazione di Pentathlon consentirà alla Federazione di Pentathlon di pagare il mutuo con il quale è stata realizzata la struttura. Un lavoro che ha potuto contare sulla collaborazione con il commissario straordinario della Federazione Italiana Pentathlon Moderno Fabio Pigozzi e del CONI, il cui presidente Giovanni Malagò ha espresso totale soddisfazione per gli interventi posti in essere. Quando due amici che sono alla mia destra e alla mia sinistra, qualche giorno fa ci siamo incontrati per fare il punto della situazione. Mi avevano reso partecipe che era addirittura d'arrivo la soluzione a quella che sia per la città di Pesaro sia per la Federazione Italiana Pentathlon, mi sento di dire in assoluto anche per lo sport italiano, rappresentava e rappresenta un grosso problema, visto tutto, diciamo, il travaglio che ha accompagnato, credetemi, è stata una delle poche belle notizie degli ultimi tempi. Lo dico nel senso affettuoso, ero quasi commosso, perché so benissimo quante sono le complicazioni di vario titolo amministrativo, finanziario, organizzativo, gestionale che accompagnavano questa situazione. Per lo sport cittadino e più nello specifico per il calcio, oggi è una triste giornata. È deceduto questa mattina Angelo Becchetti, uno dei più grandi allenatori della Vispesaro, che è venuto a mancare a causa del Covid all'età di 92 anni. Una brutta notizia che colpisce tutti i tifosi biancorossi, come sottolineato dalla società che ha voluto ricordare lo storico allenatore che si è seduto sulla panchina pesarese per 6 stagioni con 199 presenze. A quelle della squadra e della società si uniscono quindi il cordoglio e le condoglianze a familiari e amici da parte di tutta la redazione di Rossini TV.
Grande capacità organizzativa e professionale per fronteggiare l'emergenza Covid. Sono queste le parole di ringraziamento espresse dalla sezione provinciale dell'Associazione della Polizia di Stato a firma del presidente, il dottor Lido Scalpelli, per sottolineare il lavoro svolto dall'ospedale pesarese anche nei momenti più critici della pandemia. Sono 134 gli autobus aggiuntivi che entreranno in servizio nelle Marche a partire da lunedì prossimo per la ripresa delle scuole superiori. Un potenziamento del trasporto pubblico, ha sottolineato l'assessore ai trasporti Guido Castelli, che per essere garantito fino al termine dell'anno scolastico necessiterà di nuovi finanziamenti da parte dello Stato, almeno il doppio dei 6 milioni destinati attualmente alla Regione. Marche Multiservizi informa che nella mattinata di oggi è stato sottoscritto un accordo insieme a Central Tubi Spa, all'Università Politecnica delle Marche e a quella di Urbino, destinato a sviluppare nei prossimi anni nuove tecnologie per il miglioramento della gestione delle acque del territorio e una riduzione delle perdite. Verrà ufficializzata domani, nel corso di un evento online promosso dal Comune di Pesaro, la candidatura di Pesaro a capitale italiana della cultura nel 2024. Ne abbiamo parlato con il vice sindaco e assessore alla cultura, Daniele Vimini. In questi giorni abbiamo applaudito l'importante lavoro fatto da Procida, che è diventata capitale italiana della cultura 2022, una bellissima opportunità per quell'isola fantastica, e crediamo che sia stato un importante lavoro anche quello fatto da Ancona, che è entrata comunque nella shortlist delle 10 città favorite per la vittoria finale. Crediamo che anche quello sia un lavoro importante che sicuramente Ancona capitalizzerà per tutta la Regione Marche e per l'attenzione da tenere sulla regione che è stata premiata l'anno scorso da Lonely Planet come seconda regione al mondo da visitare, e che sicuramente lo sarà sempre di più appena usciremo da questa emergenza. Da tempo avevamo tra i nostri obiettivi anche di partecipare alla candidatura 2024, che è la nuova finestra che si apre. Venerdì faremo una prima chiamata a partecipare, ovvero una conversazione che terremo in streaming sulle pagine di Pesaro Cultura e del Comune di Pesaro, in cui inizieremo a spiegare con alcuni interlocutori quali saranno i passi necessari per la candidatura. Non è una candidatura della Giunta, del Consiglio Comunale, della politica, ma deve essere una candidatura vissuta e partecipata da tutti gli attori culturali, a tutti quelli che saranno protagonisti oggi e potranno esserlo nel 2024. Quindi sarà l'occasione per fare un pezzo di strada insieme, capire ognuno di noi che tipo di contributo e apporto può dare, e sarà già un primo passo importante per realizzare l'obiettivo e il sogno di Pesaro capitale italiana della cultura 2024. L'obiettivo naturalmente è entrare nella shortlist, nelle 10 che potranno giocarsi l'obiettivo finale, ma l'obiettivo è anche quello di mettersi continuamente in discussione, come abbiamo fatto già da anni con tutto il lavoro rispetto alla legge speciale di Rossini, il 150esimo, poi il riconoscimento UNESCO, il lancio del grande obiettivo assieme a Urbino della capitale 2033. Crediamo che queste competizioni non servono solo a vincere o a pensare di essere i primi della classe o di alcune classi, ma debbano invece al contrario servire con umiltà a mettersi sempre in discussione, soprattutto trovare nuovi strumenti, nuovi canali per essere in contatto con gli attori culturali che poi sono i veri protagonisti del fermento, della creatività della nostra città e del nostro territorio. Questo è il senso della sfida Pesaro 2024, e da venerdì, con più persone possibili, più artisti possibili, più attività possibili, vorremmo iniziare questo percorso. E da Pesaro ci spostiamo a Monte Labate, perché è stato annunciato qualche giorno fa lo stanziamento record di contributi per la costruzione della nuova scuola di Osteria Nuova. Inoltre, entro il mese di febbraio verranno installate 30 nuove telecamere per aumentare il piano della sicurezza. Ce ne parla quindi in questa prossima intervista il sindaco di Monte Labate, Cinzia Ferri. Sì, abbiamo ottenuto dal governo il nostro contributo inerente alla costruzione della scuola primaria di Osteria Nuova di 1.100.000 euro. Questo contributo che abbiamo ottenuto è uno dei contributi in assoluto più alti che il Comune di Monte Labate abbia ricevuto, e lo intendiamo investirlo già da quest'anno su delle opere. E quindi sono già segnate nel piano triennale delle opere pubbliche. Procederemo con la realizzazione del marciapiedi sulla via provinciale Osteria Nuova,
la realizzazione e la conclusione del secondo stralcio dell'impianto sportivo Osteria Nuova e la realizzazione della piazza con la riqualificazione del parco Homburg a Montelabate. Inoltre abbiamo già messo in atto la riscossione della fideiussione inerente all'area MR1A, sarebbe un quartiere qui a Montelabate che le opere devono essere concluse, quindi visto che è scaduta la convenzione abbiamo già chiesto la riscossione della fideiussione all'assicurazione. E proprio in questo ambito di realizzazione delle opere mancanti stiamo valutando l'espansione e la realizzazione del pezzo mancante dell'asilo costruito in via Don Milani. E certamente questo non verrà realizzato nel 2021, verrà iniziata la progettualità, perché comunque dobbiamo anche tenere conto dell'impegno che poi gli uffici si devono mettere nella realizzazione dei progetti, nel seguire i cantieri e tutte queste cose. E cerchiamo comunque di reinvestire i contributi che abbiamo ottenuto, questi, quelli inerenti alla mensa biologica, quelli inerenti all'educazione, ai servizi educativi, certamente sul territorio e dove è possibile anche nel sollevare le famiglie da restituendo piccoli contributi che ci hanno dato la Regione. Capitolo sicurezza, perché verranno installate anche telecamere intorno al comune. Sì, allora questo è un progetto che invece abbiamo già approvato e finanziato nel 2020. E prevede l'installazione di 30 telecamere su tutto il territorio comunale, sarebbe Apsella, Montelabate, Osteria Nuova. Credo che qualcosa vada anche a Borgo Marcellino, non ricordo. E abbiamo provato a partecipare a un progetto sulla sicurezza, a un bando. Per pochissimi posti non siamo rientrati, è un progetto comunque che vede un esborso comunale di 180.000 euro, perché comunque sono telecamere in alcuni punti dove viene rilevata la targa, in altri punti viene effettuato il controllo di... come posso dire, se sono in regola, se i mezzi sono in regola e queste cose qui. E sono già iniziati i lavori, perché comunque bisogna fare tutta l'installazione dei pali, in quanto le telecamere non possono essere agganciate sui pali della pubblica illuminazione. Prevediamo entro la fine di febbraio di essere a regime con tutto. E questa era l'ultima notizia, quindi possiamo procedere e vedere qual è la programmazione di questa sera su Rossini TV. Innanzitutto, come tutti i giovedì e fino alla fine del campionato, vi proponiamo insieme a Canestro il focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Questa sera vedete questi che saranno gli ospiti: Beniamino Basso, pivot della VL, Luca Pentucci, assistente allenatore VL, e Thomas Nobili, che è lo speaker ufficiale. Quindi non perdetevi alle 21.15 questo appuntamento. E poi continuiamo ricordandovi la nostra rassegna stampa dal lunedì al sabato. Questa è una novità assoluta di questi scorsi mesi, appunto la rassegna stampa la potrete vedere anche il sabato, tutti i giorni in diretta dalle 7.20 alle 7.20 in diretta TV e Facebook. E poi qui vedete anche le repliche durante la giornata. E poi domani e venerdì torna una nuova puntata di Casa Rossini. Domani sarà con noi Mirko Carloni, che è assessore e vicepresidente della Regione Marche, Gianfranco Angelucci, che è scrittore e sceneggiatore, e poi Mauro Tiviroli, amministratore delegato di Marche Multiservizi. Non perdetevi l'appuntamento di domani alle ore 10 in diretta, in replica alle 16 e alle 22. E poi sabato non perdetevi questa meravigliosa prossima partita alle ore 18, appunto, dell'Italservice Calcio a 5, che sarà proprio in diretta dal Pala Nino Pizza contro Todis Lido di Ostia. Tutto in diretta su Rossini TV. E allora buona serata a tutti voi, come sempre restate su Rossini TV, noi ci ritroviamo domani con la rassegna stampa, sarà condotta da Daniele Romagna, come sempre alle 7.20. Buona serata.